È tutto su Garibaldi, andiamo. Vuoi dato? E tu casta? Ma... E mi ci hanno portata a causa. Avevo preso quell'impegno, mannaggia morto. Ma non è colpa mia. Chiamo strunzo, cammina. Ehi, ma chi sei tu? Ma non è colpa mia. Chiamo strunzo, cammina. Ehi, ma chi sei tu? Ah, io Raffaele, e Mattito mi presento. Chi lo ci sta aspettando col camion, andiamo. Tu fermo, stai a posto. Mettetemi presente. Entra dentro e chiudi la porta. Chi ti credi di essere tu? Io sto parlando educatamente con uno dei miei uomini. E lui mi ha buffato a Wallara. Ma cos'è che ha detto? Dice che gli state gonfiando. Come si dice Wallara? E palla. Come ti permetti? Fuori! Io me ne vado quando lo dico io. Fuori, maleducato. Non ti permettere, sa? All'altro maestro l'abbiamo sputato in faccia. Ma te, Mattimma, che la faccia in domuro. Io non te lo permetto, hai capito? Ah! Scusa, no. Quello che ho fatto. Il signor maestro si è fatto rispettare. Ma come? Picchiando un vostro compagno. Vedete, voi ora mi ammirate per una cosa per la quale in realtà mi dovreste disprezzare. Perché il rispetto che si ottiene con la prepotenza, oggi con uno schiaffo, domani con una minaccia, con una rivolverata, con un colpo di mitra, non è rispetto. È vergogna. Non è rispetto. È vergogna. Ed è forse la ragione principale di tanti guai di questo paese. La violenza indegna di un essere civile. Tanto più per un maestro. Vado a casa, non mi sento bene. Tanto sono qui provvisorio. Ah, penso che non starò bene fino al giorno del mio trasferimento. Buona fortuna, eh.